Edificato nel 1359 dalla famiglia Visconti e dal 1951 luogo adibito ad ospitare i musei civici, questo è il Castello Visconteo di Pavia. Naturalmente uno dei luoghi simboli della nostra città e oggi siamo qui a parlarne con visita guidata insieme a Marta Brambati, guida della Società Dedalo di Pavia. Fondato da Galeazzo II appunto nel 1359, assoggettata alla città di Pavia, Galeazzo II intende con questa fabbrica dimostrare in maniera tangibile la propria potenza e il proprio prestigio. È una costruzione in realtà che nasce come residenza e questo ce lo dicono proprio le finestre dall'ampia superficie adatta appunto a illuminare gli ambienti interni abitati dalla corte. Tuttavia munito di alcuni sistemi difensivi come il fossato che lo circonda, che in origine era riempito d'acqua, gli ingressi fortificati, detti rivellini e muniti di doppio ponte levatoio, il cammino di ronda merlato con la tipica merlatura ghibellina coda di rondine, indice di una famiglia legata all'impero. E allora a questo punto non ci resta che entrare e cominciare davvero la nostra visita guidata nel Castello Visconteo di Pavia. Andiamo! Ebbene, stiamo entrando dall'ingresso principale all'interno del castello. C'è qualche particolarità che possiamo notare subito? Sì, guarda, noi stiamo attraversando quello che era il ponte levatoio che collegava il castello alla città, come vedi. Ce n'era uno da questa parte e uno poi anche di fronte a noi che scendeva dal castello verso il rivellino, il torrione dove stiamo camminando adesso. Vedi quei segni ai lati della finestra, quei solchi? Lì stavano le catene e i cordami che servivano a manovrare il ponte. Cosa sono quei numeri che vedo lì sopra? Ah, hai visto? Quelli sono i numeri che indicavano la successione delle pietre, come dovevano essere poste in opera dai muratori durante la costruzione. Quindi certo, sono segni di cantiere. Perché ricordiamoci che queste sono anche grandi strutture architettoniche, oltre che essere ricolme di storia. Varchiamo le porte del castello. Ci sono voluti la bellezza di 5 anni per costruire questo castello. Chi l'ha costruito? L'architetto è stato Bernardo da Venezia. E Bernardo utilizzò un espediente molto furbo perché sfruttò il modulo quadrato per costruire questo castello. Quindi come vedi una corte quadrata e tutte le sale all'interno addirittura sono dei cubi. Bernardo portò dalla sua città natale anche un certo gusto raffinato che possiamo osservare nelle quadrifore alle mie spalle, quindi questo elegante loggiato con questi rosoncini in terracotta. Nel 1527 alcune truppe francesi, per vendicare la sconfitta che avevano subito 2 anni prima durante la battaglia di Pavia combattuta contro gli spagnoli, tornarono in città e distrussero proprio quell'ala di palazzo che era l'ala residenziale più riccamente decorata. Chissà che belle immagini erano prodotte in quel luogo, però di belle immagini so che ne è rimasta ancora una particolare. Sì, andiamo a vedere una chicca. Via! Eccoci qua, questo è lo stemma dei Visconti. È lo stemma dei Visconti, è il famoso biscione visconteo. È uno stemma che nasce addirittura all'epoca delle crociate e come vedi il biscione o drago ingoia l'infedele. Da uno stemma all'altro, eccoci all'interno del castello, ma esattamente dove siamo? Siamo nella sezione archeologica del museo, in una delle 4 torri. Abbiamo parlato subito dello stemma, qua si vede molto bene. Che cosa viene rappresentato? Qui c'è ancora il biscione visconteo che ingoia l'infedele, ma in più ci sono quei 2 tizzoni ardenti a cui sono appesi dei secchielli pieni d'acqua. Questo è un motto visconteo che vuole proprio indirizzare l'azione di governo, no? È come se Galeazzo Visconti ci dicesse: va bene, governiamo con forza, con decisione, quindi col fuoco, però moderiamo questa forza con l'acqua.
Le torri poi hanno anche delle storie particolari, ce n'è una che merita di essere raccontata. Sì, perché in una delle torri Francesco Petrarca, ospite dei Visconti, aveva allestito una ricca biblioteca, ricca di volumi consultabili da parte degli studiosi. Qui si poteva leggere anche Il Milione di Marco Polo. Si è conservato qualcosa? Quello che si è conservato è oggi alla Biblioteca Nazionale di Parigi e qui a Pavia abbiamo i microfilm di quegli antichi codici. Ed eccoci a attraversare la Pinacoteca Malaspina, dove oltre a tutta una serie di quadri c'è un pezzo originale. Sì, c'è il gabinetto che usavano i Visconti. È ricavato nello spessore del muro e scaricava direttamente nel fossato. Accidenti, venite a vedere il gabinetto visconteo con me. Cioè, lo so che è un gabinetto, però è originale, anche questo profuma di storie. Ed eccoci in un punto che non si vede praticamente mai, questo è il cammino di ronda, ovvero dove le guardie camminavano per verificare che tutto fosse in ordine attorno al castello. E stiamo per spuntare dove? Dietro i merli che affacciavano direttamente sulla corte interna. Wow! Che vista! E insomma, anche per oggi la nostra visita guidata è terminata. Devo dire che questo castello visconteo mi ha affascinato molto. Viverlo da qua è stato molto particolare. Spero anche a casa abbia regalato lo stesso effetto. E a me non rimane che ringraziare Marta Brambati, grazie mille. Prego, ti è piaciuto questo giro? Sì, è stata una bellissima visita, ci siamo divertiti, poi tu sei stata bravissima. Ti voglio chiedere ancora una cosa, sì. Come si fa a visitare il castello? Questo castello si può visitare tutti i giorni, è chiuso solamente il lunedì per mostre e le collezioni temporanee, quindi vi aspettiamo. E allora, se da casa vi siete ingolositi, beh, il castello di Pavia vi aspetta. Alla prossima visita guidata!